Il commissario fa lo indaga, si firma, strisce, fa lo struscio. Non fate gli stronzi, il commissario è un tipo in gamba, spiternato, dimacolato, forse magnetico, ipnotico, è un fortico. Il commissario è un uomo compiaciuto di sé. Ma fatemi piacere, signori, si nasce, io modestamente lo nacqui. Totò falò. Il falò farà il popò. Devo togliermi meglio la barba. Mi è rimasto qualche peletto, poveri stronzetti, esseri netti, sette infetti. Si è fatto bacca. Sto specchio. Specchio delle mie brame, voi siete i più brutti. Del reame, proprio come nel suo reame, mette nel regno dei ragni. Così è, così sarà. Vi farò. Voi no, non mi spiace. Deludervi. Naturalmente dopo il commissario Falò 4 è già disponibile in Kindle, il Kindle, Amazon, presto in cartaceo, poi su Audible in audiolibro, lo sto recitando. L'annunciato saggio monografico su Bob De Niro. Come si cambia, il tempo non cambia però, piove. Arriva Pitbull. Ricordate Right to Skill, Pitbull? Dove vai? Dove vai? Ciao. È un corridore. Corre come Bob De Niro in questa sfida senza regole, così sottotitolato di John Everett. Sembra un Pitbull strafatto di cuore. Il Pit, che sta per Peter, Pit senza la R. O Pitbull con due T. Una T, andate a controllare, l'hai ignorato. Come si cambia? Ronnie, grande figlio. John Frank Nemer. Io sono un samurai senza padrone, senza sigaretta, lo so. Sono tutti amici finché non arrivo il conto da pagare. Sceneggiatura di David Mamet. Più rileggo, già riletto, e lo rileggerò, questo commissario Falò. Chi ha suonato? Chi ha disturbato? Ah, voi siete suonati, rintronati? Avete udito? Più mi rendo conto che si tratta di un capolavoro, come tutte le mie opere. E chi vuole operare nel tuo cervello? Ah, ci vuole una pulizia mentale. No, una pulizia. Questo mondo spettrale che vuole sporcare. Ah, mi devo i capelli asciugare, li sto asciugando col phon. Ah, proseguo la lettura nella mia scrittura. Ah, e non intendo cambiare rotta, mi sono rotto di chi vuole addomesticarti, educarti, impartirti regole, imparasse a essere anche bellamente fascinoso. Stempiato, quindi un uomo affetto da quella patologia, l'OPC, l'OPC androgenetica, ah, l'eugenetica, questione di geni, ah, ci sono i geni, altri non lo sono. Ma chi è che suona? Ma che ore sono? 3:15? Devo aggiornare la data. Data base. Molte persone mancano le basi e non hanno i dati aggiornati. Ma che giorno è oggi? Mercoledì? Martedì? 8? 9? Torniamo indietro, andiamo avanti. Mi è furfante il commissario. Ah, è un uomo pulito, immacolato, malgrado. Qualcuno volle lordarlo. Non propriamente un lord, costui. Sarà lui. Non perdonato, ma ricercato, pulito. Falò quando vuole, esagerato. Ed esagererà in quanto falò delle vanità. No? Ci sta, ci sta. Cattivo, no? Non ci sta, ovviamente. Ma presto,
internato sarà o in carcere sarà. Così. Quindi non deve più disturbare questo suonato, non deve più alterare, altrimenti lo si altera. No, non va adulterato, deve rimanere bello e dannato. E il cattivo riceverà la fottuta inculata. Ci sarà la citofonata, semplicemente la trombata, la bussata, come direbbero qui a Bologna, il cattivo ne bucherà, sarà bussato, ma prima chi aveva bussato? Chi bussò? Sicuramente non io, non il falò, chi alla porta dei cattivi o del cattivo busserà e il culo ti farà. In questo mondo c'è sempre un uomo sfortunato che spera gli altri siano sfortunati come lui, disastrati, disperati. Mi dispiace. Come si suol dire, ritenta di qua te sarai più fortunato. Ci sono le persone brave, belle, ci sono le persone cangianti, cangevoli, ci sono le persone che non cambiano mai, stupide, eternamente. L'eternità della stupidità. Poi c'è il falò delle vanità, che con questo completino completerà l'opera di indagine e di ispezione. Mi servono quattro opere di introspezione e partiamo con le perlustrazioni. Ma uomini che perseguitate, perquisite, sarete tormentati, vita natura durante il nottetempo e non soltanto di notte. Avete finito? Smetteste? No. Smettete, smetterete di compiere, di fare bello e cattivo tempo. Il tempo non è bello. Voi siete brutti come quando piove in maniera brutale. E il falò, quando vuole, si squilibra. Quindi, ora basta. Dovete essere puniti in maniera esemplare. Il commissario, un uomo che vale. Quello va venuto lui, e non ti stava a chiamare. Non ce l'ha. Bravo, bravo, esatto. Oh, ma quindi tu dove ci vedi? Tu sei a Fortitudo, sei.